Sempre all'interno del padiglione 20A abbiamo trovato, permettetemi, il mio pomodoro preferito, che è quello di Rinascita. Ciao, come stai? Io bene, mi ha fatto piacere vederti e siamo sempre presenti. Come vedi, ci crediamo in queste iniziative e ammiriamo chi si mette in gioco per poter promuovere le risorse siciliane. Allora, per quelli che non conoscessero il pomodoro Rinascita, il pomodoro Siccagno, che è un prodotto meraviglioso, ve lo posso assicurare, perché sì, me l'avete fatto assaggiare, sì, insomma, sì, tante, sì, volte. Allora, quali sono le caratteristiche, come funziona la produzione, per esempio, di questo pomodoro? Allora, le caratteristiche... Valle d'Olmo. Valle d'Olmo, il territorio che ci dà questa, ci ha dato e ci dà questa opportunità di poter produrre questo pomodoro senza acqua, senza apporto di acqua, pur avendo per ora delle annate abbastanza siccitose, riusciamo ancora, grazie a avere questo prodotto e grazie anche alla tecnologia, perché non dobbiamo dimenticare che, come ben sai, tu hai visto, il nostro impianto è di ultima generazione e riusciamo a mantenere il prodotto con tutte le proprietà organolettiche intere, perché lavora a bassa temperatura, dai 55 ai 60 gradi, senza bruciare niente. Perché oggi il pomodorino Rinascita, il pomodoro Rinascita in generale, ha tante combinazioni e quindi c'è anche una buona distribuzione. Sì, sì, siamo presenti a nord su Esselungo e qua sotto Co a Palermo e altre varie vendite. Quindi non, diciamo che è abbastanza, però ha un brand abbastanza alto, quindi magari purtroppo per ora con questa crisi non sono tutte le persone che possono accedere, avere la possibilità di poter mangiare questo prodotto, però ribadisco che quando si utilizza una bottiglia di quella nostra ne vale di tre, perché è detto dai migliori chef che anche tu conosci, nella resa rende per sé volte in più di tutte le altre, quindi lo consiglio di provarlo. Buon grazie. Lavoro, ci vediamo, grazie, a Valle d'Olmo, grazie, vi vengo, grazie, a trovare, che è un posto meraviglioso, bellissimo, e poi miglior pomodorino.